eccola! Terra. Vediamo se ci arriva. Flamato. Via. Ciao ragazzi, oggi nuovo video. Siamo tornati in spiaggia e oggi parleremo della pesca in spiaggia a top water. Allora, gli spot che frequenteremo saranno dei grandi spiaggioni o delle foci. In questo periodo siamo in primavera, già le temperature si sono alzate. Beccheremo dei giorni con dei cali termici e dei giorni con la temperatura più alta. La cosa importante è che l'acqua si inizi a scaldare, quindi noi cercheremo i predatori nel modo più adrenalinico, nel modo più bello, a top water. E in questo frangente voglio pescare con il nuovo Shimano Bean Popper. Questo è il nuovo popper di Shimano, molto ma molto bello, che è fornito anch'esso di tutte le tecnologie, quindi flash boost, scull boost e jet boost, quindi vi ho già parlato di queste tecnologie. E in pratica avremo un popper che si lancia a distanza siderale, infatti al massimo delle potenzialità questo popper supera i 70 metri. Mantiene, e vedrete nel video, tanta corrente, quindi potremmo usarlo in tante condizioni. E che dire, è davvero bello, dotato di ancorette di altissima qualità BKK come tutte le esche Shimano. È un'esca che non vi deluderà. Bello! Violento! Lecciamia, foto veloce, liberiamo immediatamente il popper. È attaccato anche da lecciamia non di grandissima dimensione, per testimoniare che è molto apprezzato. Eccolo! Eccolo! Ferrone! Ferrone! Donà! Sul popper! Fai il video! Dobbiamo tenere la canna a gas bassa perché è una serra grande. Uh.
gran terra. C'è la buca qui. Oh Cristina da vera. C'è una buca a riva e devo allargarmi. Serrone. Abbiamo fatto queste catture lungo il litorale ionico lucano, spiaggia e foce, quindi quest'esca si è rivelata molto ma molto bella. Abbiamo fatto serra di non grandissime dimensioni, il serra grande, e anche le Amia hanno accettato di attaccare il beam pop. Quindi che dirvi, esca straconsigliata e niente, non resta che prenderlo e andarlo a pescare. Un saluto a tutti, ciao.